Final Fantasy XVI è nelle nostre case ormai da più di una settimana. Molti di noi sono ancora immersi al suo interno, altri lo hanno finito, mentre altri lo inizieranno a breve. Salve a tutti, sono Brian Farey ed in questo video volevo portare la mia interpretazione per il finale del gioco, lasciato volutamente ambiguo da parte degli sviluppatori, come indicato da Yoshida in un'intervista rilasciata il mese scorso. Non credo che allo stato attuale ci sia una versione reale degli eventi. Forse ne avremo una versione ufficiale nell'ultima linea di settembre, ma fino a quel momento volevo condividervi la mia opinione sugli eventi conclusivi del prodotto. Avrete già intuito, ma lo dico comunque a caratteri cubitali, che il video in questione sarà totalmente spoiler e non è consigliato a chi non ha finito il gioco. Potete quindi inserirlo preventivamente nei preferiti, per poi vederlo più avanti. Iniziamo! Dopo aver sconfitto Ultimalius e aver pianto la morte di Joshua, il primo evento a cui assistiamo è l'ascesa di Clive al pieno potere di Mythos, assorbendo totalmente Ultima. Quell'Ultima che avrebbe dovuto avere il potere di creare un nuovo mondo per la sua specie, una volta preso il controllo del ricettacolo da lui tanto ambito. Clive usa i suoi nuovi poteri in due occasioni, che cercheremo di analizzare singolarmente. Il primo utilizzo è il tentativo di risuscitare Joshua. A seguito del suo intervento, le ferite del fratello scompaiono, ma non sappiamo con sicurezza se il dominante della Fenice sia effettivamente tornato dal Regno dei Morti. Di sicuro, precedentemente, non aveva questo potere. Il pieno potere di Mythos, però, doveva raggiungere questa ampiezza, la possibilità anche di far tornare in vita i morti, o quantomeno curare le ferite più mortali. La scelta registica, tra l'altro, ci dà un ulteriore suggerimento verso l'effettivo ritorno in vita di Joshua. Dopo averci mostrato i ricordi più intimi dei due fratelli, sarebbe inutile mostrare un tentativo di guarigione con cambio di aspetto per il morto, in quanto adesso ripulito dal sangue e senza più la sua ferita, se esso non fosse effettivamente guarito. Ovviamente può essere stato fatto anche solo per instillare il dubbio, ma tendo più verso la prima ipotesi, in cui la regia ci aiuta a comprendere le azioni eseguite. Il secondo e ultimo utilizzo è quello in cui Clive, col pieno potere di Ultima che ha appena assaggiato resuscitando suo fratello, decide di eliminare totalmente la magia dal mondo, in ogni sua forma. Origine si dissolve e rimane solo un santuario sospeso in aria. Ritroviamo Clive su una spiaggia, mentre prova ad utilizzare la magia non riuscendoci. In più, la mano si pietrifica in tempo reale. Son dell'idea che la tramutazione in pietra nel caso di Clive si sia verificata nell'arco di qualche minuto, iniziando dalla mano giusto per mostrarci sia il dissolvimento della magia, sia il suo sacrificio nell'aver eseguito tale operazione. Dopodiché, Clive sviene, per non risvegliarsi mai più. Sì, sono dell'idea che Clive muoia, sacrificandosi per garantire al mondo ciò che Sid voleva, ma in maniera più estesa, qualcosa che solo Mythos poteva fare. Come detto, la mano che da sana diventa di pietra fa capire lo stato di deterioramento avanzato che, probabilmente, il protagonista avrebbe vissuto da lì a poco. La scena si sposta verso Jill, che osserva Metia spegnersi ed inizia a piangere, coinvolgendo involontariamente anche Gav. Non è spiegato come Metia sia collegato a questo avvenimento, dando per scontato che il suo bagliore rosso fosse legato alla magia e quindi anch'essa non ha più il potere di brillare. Jill percepisce però che il suo amato non c'è più. Che sia per la promessa fatta a inizio gioco collegando le due cose? Di sicuro, però, la reazione di Jill è tutt'altro che positiva e sarebbe strano mostrarci una Jill infranta se non avesse capito effettivamente che Clive non è più tra loro. E così il viaggio si conclude, afferma Clive prima dell'ingresso dei titoli di coda. Abbiamo infine una scena dopo i titoli di coda, non sappiamo quanto distante dal finale, ma abbastanza per far credere che la magia fosse un mito. Penso quindi che si parli di oltre un centinaio di anni, il tempo necessario per far sì che ogni persona esistente che potesse testimoniare l'esistenza della magia non sia più in vita. Il tempo potrebbe essere ancora maggiore, in quanto un libro, scritto da Joshua Rosfield, è diventato oggetto comune nelle case delle persone. Il libro, probabilmente contenente gli eventi del gioco, viene trattato dall'agenda attuale come una favola. Un altro dei dibattiti più accesi è su chi sia effettivamente lo scrittore di questo libro, lo scrittore di questo Final Fantasy. Personalmente, credo che lo scrittore sia lo stesso Joshua. In quanto sopravvissuto agli eventi di origine, ha deciso di tramandare le volontà e l'azione del fratello per riportarlo alle future generazioni, ovviamente con un nome fanservice a chiusura dell'opera. Si è parlato di eventuale pseudonimo da parte di Clive per la scrittura di questo libro, ma a differenza del nome Sid, già famoso all'interno di Ovalistea ed utilizzato anche per celare la sua identità di nobile di Rosaria, non avrebbe senso per Clive usare come pseudonimo il nome di suo fratello mostrato in un futuro in cui nessuno riconosce. C'è in effetti una subquest che parla di come Arpocrates,
lo studioso del rifugio, indichi a Clive di appendere in futuro la spada al chiodo e di scrivere le proprie memorie una volta finita la sua avventura. Questo può farci pensare che potesse essere stato scritto da lui, ma considerando quanto detto precedentemente, è più probabile che Joshua abbia ereditato questa volontà dal fratello e abbia proceduto alla stesura di questo racconto. Senza contare che è sempre Joshua che ha viaggiato per 18 anni cercando info su Ultima e sul mondo, avendo quindi le effettive informazioni per fare un libro del genere, magari con l'aiuto di Harpocrates. Alla fine il gioco si conclude con un "ma dove un viaggio finisce?" senza darci altre informazioni da poter utilizzare, almeno fino alle prossime interviste o all'uscita dell'Ultimania. In definitiva, Clive morto, Joshua vivo, libro scritto da Joshua. Voi cosa ne pensate del finale? Qual è la vostra interpretazione? Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo al prossimo video!